Buongiorno amici, sono tornata su YouTube. Sono da sola con Tommy perché oggi è uscito per lavoro, starà via tutto il giorno e anche stasera saremo da sole a casa. Capita raramente, però ogni tanto lui dorme via e quindi sono da sola con Tommy, ovviamente le cagnoline, che in realtà però adesso sono a casa dei miei, perché questo sabato avevo un evento a Milano, le abbiamo portate dai nonni e sono rimaste là qualche giorno, quindi oggi poi vado a recuperarle. Intanto che Tommy si sta un attimo distraendo con un po' di cartoni mentre fa colazione, io ne approfitto per fare una veloce skincare. Sono ancora in pigiama stamattina, tra l'altro questo pigiama nuovo l'ho preso su H&M, magari se vi può interessare in info box vi lascio il link, molto molto carino, con i sciocchettini, guardate che carino. Tra l'altro è molto molto cioè molto morbido, veste abbondante, ecco come taglio. Ho preso una S, considerate, con il pancione, adesso vi faccio vedere tra l'altro che è cresciuto. Comunque mi sta molto molto comodo, ecco, non mi dà per nulla fastidio. E ho preso l'S proprio perché volevo poi comunque continuare ad utilizzarlo anche post parto. Ve lo mostro perché secondo me merita davvero molto. Allora, ho acceso le luci perché oggi è una giornata un pochettino buia. Comunque, allora, questo è il pigiama, appunto, come vedete, veste decisamente morbido, pancettina. Questa settimana, tra l'altro, sono entrata nella 27esima settimana. Inizia decisamente a vedersi. E anche lui adesso inizia a farsi sentire, tutti i giorni lo sento. Comunque, tornando al pigiama, allora, appunto, come vedete, veste bello morbidino. Quindi vi consiglio una taglia più piccola rispetto a quella che normalmente prendete. Fatto così, tipo camicetta con i bottoncini. Elastico in vita, volendo lo posso portare anche un pochettino più alto perché comunque, quindi sulla pancia, perché comunque l'elastico non mi segna. E ultimamente sto comprando vari pigiami sul sito di H&M e sono tutti molto molto carini. Questo è l'ultimissimo che ho preso e ve lo consiglio, così come queste ciabattine che ho preso invece su Amazon. Anche di queste vi lascio il link, con il pelo tengono un sacco di caldo, anche queste super consigliate, ci sono in vari colori, ci sono rosa, grigie, color cammello e queste in beige. Infatti le voglio prendere anche color cammello perché sono davvero molto molto belle e soprattutto tengono un sacco di caldo. Sono cambiata, sono pronta. Adesso devo fare un po' di pulizia qui in casa prima di uscire, a pulizia del pavimento più che altro, perché non so da voi, ma in casa nostra, tra Tommy, le cagnoline, comunque in generale anche noi, cioè è sempre sporco. Poi pavimento chiaro, quindi ogni briciola, ogni cosa, i miei capelli, si vede tutto. Però fortunatamente ci sono degli aiutanti che ci semplificano un po' le pulizie, e questo è il mio nuovo alleato. Lo sto utilizzando da qualche settimana ormai, devo dire che è davvero ottimo. Questo è di Altenic, modello U16 Flex. Vi lascio qui in descrizione il link, lo trovate su Amazon. Tra l'altro, forse in questi giorni è addirittura scontato. Ve la mostro in funzione così potete vedere un po' tutte le caratteristiche, anche due accessori che si possono utilizzare oltre al rullo che va ad aspirare, oltre che i pavimenti, anche i tappeti. Quindi se avete tappeti in casa non c'è problema, questa passa tranquillamente anche sui tappeti. Tra l'altro, la spazzola del rullo è antigroviglio e quindi non si incastrano capelli e cose di questo tipo. Quindi anche per una manutenzione, poi per noi è più semplice tenere pulito l'aspirapolvere in sé e soprattutto il rullo. Detto questo, inizio a pulire così vi mostro le caratteristiche. Una delle caratteristiche che più mi piace è sicuramente lo schermo Touch LED, che ha tre modalità di aspirazione: normale, turbo ed eco.
Inoltre, come vedete, la batteria si sgancia dall'aspirapolvere, in questo modo potete ricaricarla semplicemente da sola senza averla attaccata all'aspirapolvere, anche per una questione di praticità. Altra cosa super che io ricerco ormai sempre nell'aspirapolvere: deve avere la luce LED, perché come avete visto, in questo modo con la luce vengono evidenziati ogni tipo di sporco, di briciole, di polvere, di particelle che ci sono sul pavimento. Si vede molto meglio lo sporco e di conseguenza si pulisce ancora meglio. Poi vado a sganciare la spazzola e metto questo, che è un accessorio in dotazione, che è molto comodo e io lo sto utilizzando tantissimo per pulire le ragnatele, la polvere sul soffitto dove faccio fatica ad arrivare. Con questo riesco a pulire tutti i soffitti, gli angoli insomma più difficili da raggiungere, e poi rimetto la mia spazzola per passare le scale in tutte le varie zone di casa. E come vi ho detto prima, è perfetto anche per aspirare i tappeti. Di solito quando pulisco il tappeto aumento la potenza. Un'altra caratteristica super, e credo sia una delle poche aspirapolveri con questa funzione, come vedete la scopa al tubo pieghevole. In questo modo riuscite a raggiungere ogni angolo del vostro pavimento, sotto il letto, sotto il divano, sotto i mobili, senza alcuna fatica e senza dovervi piegare. Davvero fantastica, super comoda. Poi passo all'altro accessorio, che in realtà resta sempre fisso nell'aspirapolvere, quindi basta togliere il tubo più lungo, e questo accessorio lo utilizzo per togliere la polvere dai mobili, dal tavolo, dalle sedie. Con queste sedie ad esempio si incastrano sempre le briciole tra il cuscino e la sedia, quindi comodissimo anche per aspirare in queste zone più piccoline. La potenza di aspirazione è elevata, infatti aspira davvero qualsiasi cosa trova sul pavimento. È un aspirapolvere che vi consiglio, io ormai da quando ce l'ho la sto utilizzando praticamente ogni giorno. Ok, ho finito di pulire, sono riuscita a fare anche il soppalco, come avete visto, il pavimento e il tappeto, perché era da qualche giorno che non salivo a farlo, quindi c'era assolutamente bisogno. E come avete visto, l'aspirapolvere è davvero molto versatile, io infatti ve lo consiglio, è qui in info box, trovate il link diretto che vi rimanda poi al prodotto che potete trovare su Amazon. Io ora devo cambiare Tommy perché è ancora in pigiama, ebbene sì. Ci prepariamo, andiamo dai nonni a pranzo che ci aspettano, tra l'altro. Vi racconto un attimo questa cosa, sicuramente se mi seguite su Instagram lo saprete già, ma qui su YouTube, essendo un po' più un po' meno attiva, non avevo ancora avuto modo di raccontarvi. Abbiamo deciso di cambiare il colore alla facciata di casa, ormai era tantissimi anni che aveva quel colore, aveva bisogno di una rinfrescata, e io soprattutto avevo voglia di cambiare colore perché la casa fuori era rossa e volevo un colore neutro. Quindi alla fine abbiamo deciso di fare anche questo cambiamento, che ha davvero cambiato tanto l'aspetto di casa fuori, perché dal rosso al tortora, un tortora comunque abbastanza, cioè non è chiarissimo, però non è neanche un colore scuro, è un buon compromesso secondo me. E ha cambiato proprio l'aspetto. Poi magari vi faccio vedere qualcosa prima di uscire, prima di andare. Tra l'altro c'è qua l'imbianchino perché sta ancora finendo, essendo la casa comunque molto grande, sta finendo la parte dietro che insomma che manca, e poi è praticamente finita. Sono molto molto soddisfatta di come è venuto il lavoro. A distanza di un anno da quando abbiamo messo il parapetto in vetro, perché ormai è passato un anno, abbiamo fatto ritoccare dove c'era bisogno, perché c'erano proprio i fori della vecchia ringhiera che erano da tappare, bisognava dare il colore per camuffare il tutto. C'erano due o tre cosine insomma da sistemare, e tra una scusa e l'altra alla fine non abbiamo più chiamato per fare questi ritocchini. Ne ho approfittato visto che c'era qua l'imbianchino e sa insomma cioè oltre a dare il colore bravo anche in altri lavoretti, gli ho fatto fare questi due o tre ritocchini. Tra l'altro, avendo tolto il la ringhiera, che prima era in ferro ed era quindi un colore grigio antracite, non c'è più quella, abbiamo deciso anche la struttura di cambiare il colore della struttura, quindi di farlo bianco come il resto del soffitto, come il palo, anche questo è in ferro,
che è sempre stato bianco, per cercare di farlo notare il meno possibile, quindi camuffarlo un po', sì, che della stessa tonalità, diciamo, della parete, va un po' a perdersi, a nascondersi, è meno impattante rispetto ad averlo antracite. L'avevamo, questo pitturato proprio fin dal principio, quando siamo entrati in casa, mentre la struttura che adesso vi faccio vedere era antracite. Non ho un prima e dopo, perché sinceramente mi sono dimenticata di riprendere per farvi vedere com'era prima. Però considerate che prima era tipo questo colore, cioè quindi era proprio antracite scuro scuro, e l'abbiamo schiarito decisamente, perché adesso abbiamo scelto il bianco, la stessa tonalità del palo. Oggi pomeriggio darà le altre due mani, così anche qui, insomma, è sistemato. Poi devo pulire assolutamente il parapetto, perché è pieno di ditate, poi Tommy ci appoggia sempre, quindi diciamo che è un po' meno pratica la ringhiera in vetro rispetto a quella che avevamo prima, però otticamente, esteticamente la preferisco di gran lunga. Vi faccio vedere anche da sopra com'è l'effetto, e questo invece è l'effetto da sopra. C'è un po' una brutta luce perché in questi giorni sta piovendo, quindi insomma tempo grigio, però l'effetto è questo. Un altro ritocchino è stato fatto anche qui, sempre per lo stesso motivo: la ringhiera in ferro prima era fissata a questa parete, quindi le piastrelle erano forate. Abbiamo stuccato, abbiamo dato un colore simile al colore delle pietre per camuffare il tutto, e devo dire che quasi non si vede più nulla praticamente. Comunque qui da me della serie, o non facciamo niente per tanto tempo, quindi facciamo mesi, quasi un anno senza fare nulla, oppure facciamo tutto insieme. Era ormai un anno quasi che non mettevo mano in casa. L'ultima volta appunto abbiamo fatto la cameretta di Tommy, e l'ultimo grande lavoro è stato mettere il parapetto lo scorso autunno, e poi non abbiamo più fatto niente. Adesso ci siamo ritrovati a cambiare colore totalmente della casa, a sistemare qua, e ci sarà anche un'altra cosa nei prossimi mesi, però non voglio spoilerarvi nulla, vi mostrerò poi quando inizieremo, vi racconterò. Però per ora, visto che ancora non abbiamo ultimato bene tutto, voglio definire le ultime cose, poi vi racconto di che cosa si tratta. Buongiorno amore. Buongiorno. Piano, non correre. E nulla, adesso ci prepariamo e andiamo. Siamo già in ritardo. Rieccomi, sono arrivata a casa. Oggi ero a preparare un po' di party kit, quindi non avete poi visto più per tutto il giorno. Ora siamo a casa, fra un po' prepariamo la cena, però prima vi faccio vedere il risultato finale, perché ha completato oggi pomeriggio e mi piace molto molto come è venuto. Ed ecco qui l'effetto finale. Ora praticamente abbiamo tutti i soffitti bianchi, cioè l'unico che prima era in contrasto era proprio questa struttura, così si camuffa molto bene con il colore del soffitto, delle travi e delle pareti. Bello bello, ti piace Ste? Bellissimo. Ovviamente sono tutte idee mie queste. E vi faccio vedere l'effetto anche da su. Saluta Tommy! Saluta! Ciao! No, non voglio salutare oggi. Allora, ecco qua da sopra si vede, cioè dalla scala si vede così. Bisogna sistemare poi questa parte qui, perché c'era una sorta di bordino che abbiamo tolto, bisognerà rifarne un altro nel bianco. E anche da sopra, domani mi tocca pulire, stasera non ne ho assolutamente voglia, da sopra così. Bello. Molto molto bello. Sono super soddisfatta. E anche questi lavori sono stati fatti sia fuori che dentro casa, e sono contenta di come è venuto tutto. Ora devo solo aspettare qualche bella giornata di sole per vedere il colore di casa con una bella giornata, perché da quando hanno iniziato a dare il colore ad oggi che è praticamente finito tutto, tra l'altro forse nel video di oggi non vi ho fatto vedere il risultato finale dietro, vabbè, perché alla fine questo video lo sto registrando in due giorni per questo motivo, e le clip della casa da fuori le ho registrate ieri,
Vabbè, ve lo farò vedere magari il risultato finale anche dietro in un altro video. Comunque il colore è quello che avete visto davanti. Però dicevo, spero di riuscire, cioè spero, prima o poi lo vedrò anche con una bella giornata di sole. Perché da quando hanno iniziato praticamente c'è sempre stato nuvoloso, giorni di pioggia eccetera. E quindi alla fine l'abbiamo sempre visto con un tempo grigio, un tempo uggioso. E non vedo l'ora di vederla con il sole, con una bella giornata. Arriverà di sicuro prima o poi. Spero che questo video vi sia stato di compagnia. Ora volo a preparare la cena. Questa sera devo lavarmi i capelli, che sono uno schifo. Tommy è anche un pochettino inquieto. Secondo me sta tagliando un dentino, perché anche di notte non si fa un po' più di risvegli. Quindi voglio metterlo a letto presto, fargli un bel bagno caldo, metterlo a letto presto, così ne approfitto per lavarmi i capelli. Nulla, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ragazzi!